oggi una lezione di ginnastica dolce. Iniziamo, anzi, prima della palena, iniziamo con l'ascoltare la nostra posizione, quindi ci mettiamo in appoggio sui piedi, in una posizione libera, spalle e braccia rilassate e ascoltiamo brevemente come stiamo. Soprattutto se è un po' che non facciamo ginnastica. E quindi sentiamo se abbiamo qualche rigidità, qualche tensione o meno. Ci prendiamo qualche momento. E poi quando abbiamo fatto iniziamo con una pallina sotto una pianta del piede. Se avete quella da tennis o quella morbida un pochino, quella con le punte, meglio ancora. Altrimenti potete usare sempre un bastone o manico della scopa. Rotoliamo avanti e indietro, il peso rimane sull'altra gamba e facciamo tutta la fascia plantare. Dal tallone alle dita. Di un piede. Prima di passare all'altro ascolto sempre l'appoggio e poi l'altro. Senza, se magari non mi scappa come a me. Schiacciamo, se fa male chiaramente o pallina più leggera o sì, tocco più leggero, ho l'aiuto del pubblico. Bene, dopo che abbiamo fatto tutte e due le piante, lasciamo la pallina di lato, sempre lontana dai piedi, in modo che non dia, non si avvicini ai piedi, che non sia pericolosa, e iniziamo ad andare su una punta, dov'è? E sull'altra. Una e l'altra ancora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, ma ci aiutiamo anche con le braccia, ok? E via, 1, 2, 3, 4, spingo verso l'alto, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bene, rilasso e ruoto un po' le spalle, tutto, ruoto, ruoto, cambio direzione. Bene, mi fermo, porto le braccia in fuori e ruoto il bacino, lato, in avanti, l'altro lato e dietro. Piano, 2, 3, 4, 5, dall'altra parte, 1, 2, 3, e ti scappa da ridere, 4, e 5. Mi fermo e vado lateralmente con le braccia, bacino fermo, là, 1, 2, fuori aria, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mi fermo con le braccia e vado col bacino a destra e a sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, mi fermo, porto giù la testa, e la lascio andare sempre lateralmente a destra e a sinistra piano. Non mi affloscio con il corpo, ma sono sempre allungata verso l'alto e sciolgo un pochino. Inspiro e fuori. Inspiro. Fuori. Se riesco amplio il movimento e salgo fino a guardare una spalla, scendo giù e vado all'altra. E ancora. Giù, con la spalla, giù. L'altra, l'ultimo, risalgo al centro, piego verso una spalla e l'altro braccio lo allungo, mi metto un pochino più vicino. Si possono fare anche da seduti questi, eh? Allora, esercizio base, questo. Attenzione a mantenere le linee, le spalle allineate, quindi non è questo. Spalle aperte, sta arrivando qualcuno. Piego, se riesco. Spingo un po' con la mano, l'altro braccio va in fuori e la mano spinge in là. E mantengo 5 respiri. 3, 4, 5, salgo e cambio. 1, 2, 3. Ah no, erano respiri, scusate.
mano ben aperta, eh? E torno. Bene, porto le mani, rimango qua così finché riscaldiamo la parte alta e mi vedete meglio. Mani dietro, chiudo e apro. Chiudo, apro, chiudo, apro, ancora. Mi fermo in questa posizione e mi inclino piano, fuori aria. Inspiro prima di partire. Ancora. Ultimo. E rilasso. Bene, mi riporto in piedi, se qualcuno consente, permesso. Qualcuno ha tagliato i capelli ieri, eh? Vuoi vederti sulla telecamera te, eh? Bene, mi metto qua anche se non mi vedete i piedi, ma mi interessa che vediate il busto. Fermo, Leo. Ok, posa. Allora, piedi però sempre larghi come il bacino. Portiamo le mani dietro la zona lombare, in questa posizione, ok? Lì, come quando avete male. Spingo e mi allungo verso l'alto. E rilasso. Spingo e rilasso. Ancora tre. E rilasso, 2, 1, mi fermo e da qui rotolo il bacino, indietro e in avanti, indietro e in avanti, ancora, inspiro e fuori, inspiro, fuori, ancora, 3, 2, e 1. Cerco poi di mantenere la posizione nel mezzo, quindi da qua a qua cerco di stare nel mezzo. Bene, ritorno qui, portiamo le braccia verso l'esterno e saliamo con le ginocchia alternandole. Attenzione a non fare questo, la schiena allineata e vado sempre verso l'alto. E via, pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aggiungo le braccia, tocco col braccio opposto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opla, 9, 10, col braccio adesso verso l'alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Rilasso e se ho bisogno scelgo un po' la colonna. Mi abbandono, inspiro e espiro. Espiro e espiro. Risalgo piano piegando le gambe. Bene, da questa posizione sempre le braccia in fuori, salgo e apro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bacino rimane fermo e apro da qua. Questo. Se avete bisogno, come sempre, vi appoggiate. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Rilasso. Bene, alterniamo sulle braccia. Su. Per le braccia sempre meglio che venga più vicino. Ok, da qui scendo giù. 1, 2. Se riesco lascio il busto un po' più fermo. 3, 4, 5, adesso ruoto anche un po' col busto. 1, 2, anche con la testa. Via, 3, inspiro, 4 e 5. Allungo verso l'alto e vado con l'altro, piano. Se ho difficoltà col braccio steso, lo piego. 2, 3, 4 e inizio un po' di più. E mi ero girata prima per vedere lui, 1, 2, 3,
4 e 5 e rilasso il braccio, lascio andare, ritorno io in piedi e ritorniamo sulle anche. Là. Questa volta ruoto, 1, 2, 3, 4, 5, cambio direzione, 1, 2, 3, 4 e 5, via, 1, 2, 3, 4, 5, dall'altra parte, 1, 2, 3, 4 e 5, rilasso e riusciamo un po'. Lascio oscillare anche le braccia, avanti e risalgo piano. Bene, rimango di profilo, facciamo i piegamenti, mi metto un po' più in qua, ma piedi sempre larghi come il bacino, ginocchia ferme, bacino indietro, scendo e salgo. Ancora, 1, 2, risucchio non mi ricostringo i glutei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, risalgo, mi metto di fronte perché ne facciamo altri 10, ma questa volta con i piedi larghi e le punte verso l'esterno. E scendo giù, 1, 2, 3, il bacino è sempre al centro, non vado in là, sempre in là, 4, dietro, bacino indietro, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Salgo. Bene, ci serve o un bastone o vi consiglio un asciugamano da rotolare. Fermate il video e lo andate a prendere. Esercizi con l'asciugamano possono essere fatti sia in piedi sia da seduti. E questo come andate meglio, io mi metto sempre in ginocchio per farvelo vedere un po' meglio, ok? E in entrambe le posizioni non vi dovete flusciare con la zona lombare, ma addome sempre attivo e l'allungamento è verso l'alto, posizione che dovremmo avere sempre, ma ci concentriamo un po' di più durante gli esercizi. Bene, prendete quello che avete, io adesso parlerò di asciugamano, ma insomma uso questo perché già lavoriamo poco in questo periodo. Con l'asciugamano, dandogli una tensione, lavoriamo un pochino di più anche con le braccia. Però prendete quello che avete, anche il bastone va benissimo, ok? Partiamo con quelli, gli esercizi classici, quindi salgo e scendo. Attenzione, quando salgo, come sempre, non in arco, ma mi fermo su, giù e su. E riparto e via. 1, 2, tiro bene, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e scendo. Da qui salgo ancora, piego davanti e salgo ancora. 1, 2, 3, 4, 5, se riesco dietro. Ma dietro, se non faccio questo con la testa, ma dritto, ok? Quindi, se sento che è troppo intenso, davanti o sopra la testa, senza problemi. Via, 1, 2, 3, 4, 5, ripasso, ruoto un po'. Bene, da qui adesso, questa posizione, obliquo, allungo un fianco, salgo e scendo dall'altra parte, allungo, salgo e scendo dall'altra parte, vado, allungo, devo sentire allungare questo fianco, salgo e scendo di là, su e giù, ancora di lato, su, scendo, su, giù e via ancora, lato, su, scendo, ultimo, su e giù e rilasso. Bene, mi riporto in piedi, metto l'elastico, l'asciugamano in questa posizione
piego le gambe come prima e vado indietro col bacino. L'elastico, oggi lo chiamo elastico, niente da fare, l'asciugamano rimane qua, là e su, là e via. Uno, e lo prendo. Due, e lo prendo. Tre, quattro, cinque. Se cade, potrebbe essere che facciate questo. Invece lo dobbiamo incastrare. Cinque, sei, sette, otto, nove, e dieci. Risalgo. Bene, ritorno con le braccia, io ritorno sempre giù per farmi vedere un pochino meglio. Salgo dietro, dietro la testa e ritorno. Lì. Allora, se non riesco ad andare dietro la testa, lato, sopra, lato e avanti. Se riesco invece, questo, questo e questo. Questo, questo, lato e avanti. Da che lato iniziamo? Da quello che preferite. Ne facciamo 5, adesso ne facciamo altre 3 e dopo nell'altra direzione. Da qui, dietro, avanti, dietro, avanti, ancora uno. Dall'altra parte, lì, dietro. Tiro bene, tiro, tiro, tiro l'asciugamano. Tiro. Ancora. 3, 4 e 5. E ritorno. Oh, 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 oh. Salgo con le braccia e scendo con le gambe. Giù. Uno, due, tre, aia, quattro, cinque. Mi fermo su con le braccia. Sei, sette, otto, 9 e 10 e sciogliamo, andare di lato, ruoto e 1, 2, 3 e 1, 2, 3, salgo, 1, 2, 3 e ancora 1, 2, 3 e bene, salgo con un ginocchio, salgo con le braccia, il ginocchio rimane lì, scendo con le braccia e ritorno su, giù e su, alterno, giù, uno e due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Cambio gamba. Non sarebbe troppo facile, senta. E via. Uno, due, tre. Lavoriamo bene la pancia. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. E guardo un po' il tempo. Bene. Una gamba in avanti e una dietro. Salgo con le braccia. Scendo con le gambe e salgo. E via. Uno, due, tre. Scendo con le braccia dalla parte della gamba piegata. Quattro. Fuori aria. Cinque. Sei. Sette. 8, 9, 10, torno, qualcuno mi ha aggrappato la gamba. L'altra, mi metto di profilo questa volta, così controllate la gamba dietro. Bene, scendo, 1, 2, bacino indietro, 3, scendo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e sciolgo un po'.
Metto i piedi più larghi del bacino e vado solo un po' a destra e a sinistra. Punta dritto verso di me. Ok, là, 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 piano. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, nove e dieci. Ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Bene. Allora, io vorrei fare anche la parte a terra, ma con lui ho sospetto di non riuscire. Vedo se riesco a farla dopo. Facciamo una parte con la sedia, che forse è quello che vi viene anche più comodo a casa, perché non so se a casa riuscite nello spazio e nel tempo proprio a stendervi. Per cui, intanto iniziamo con quella e dopo vediamo cosa viene. Allora, mi metto di profilo così. Bene, mi siedo. Porto le braccia dietro, mi siedo proprio qua. Tiro. Ok? Impugnatura larga come le spalle un pochino di più. Allontano e torno. Addome attivo, bacino in linea. Via. Uno, due, tre. Potevamo farlo anche in piedi? Sì. Quattro. 5, ma non credo guasti. 6, 7, 8, 9, che vai a ritmo, 10 e stop. Bene, lasciamo questo dietro, srotoliamo un po' la colonna e andiamo giù verso i piedi. Aspettate che cambio anche un po' l'inquadratura. Adesso che ci serve, ecco così. E scendo giù. Mantengo, se mi dà fastidio la posizione, metto le braccia sulle ginocchia. Inspiro ed espiro. Entro aria, fuori. Che c'è? Che c'è? E risalgo piano. Allungo verso l'alto. E scendo ancora, scendo verso una gamba. Scendo giù e mi porto verso una. Mantengo la posizione, sempre per una decina di respiri. Io conto solo i 10 tempi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio gamba. Inspiro ed espiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, salgo. Bene, da qui se riesco appoggio e mantengo la posizione, se è intensa chiaramente tengo il ginocchio più vicino all'altro. In questa posizione vado a ruotare la caviglia. Se invece riesco a mantenere questa, spingo un po' in giù il ginocchio e ritorno. Fuori aria. E grazie amore. Grazie. E torno, ancora uno. Torno. Cambio. Come prima, se la posizione è intensa, tengo così e ruoto. Altrimenti tengo aperto e spingo giù. E giù. Scheda allungata verso l'alto. 2. 3, 4 e 5. Scendo. Da qui appoggio le mani, allungo, anzi apro bene le clavicole, apro lo sterno, sguardo in avanti, la spinta è in su e in apertura, apro bene il petto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e ruoto un po' le spalle. Bene, con la sedia poi andiamo ad allungarci. Appoggio, bacino indietro,
Inspiro ed espiro. La testa si mantiene in linea con la colonna, il sacro spinto indietro, il tratto cervicale in avanti. Da qui piego un po' le gambe e le estendo. Piego, estendo, piego, estendo, piego, estendo, piego, risalgo arrotolando la colonna, salgo piano e riposo un attimo. Posso, ehi, dove vai? Allungare anche le braccia verso l'alto, adesso ho cambiato l'inquadratura per cui non si vede più. Da questa posizione mi posso stirare anche verso l'alto. Nine, no, quando? Andiamo con questo, va? Bene, da qui incrocio un piede per dietro, lo porto di fianco all'altro e mantengo. Se riesco spingo il bacino verso la gamba che ho spostato per sentire maggiore allungamento sul fianco. Mantengo la posizione sempre una decina di respiri. Cambio e vado dall'altra parte. Inspiro e espiro, allungo sempre. Bene, ritorno. Da questa posizione lascio andare giù un braccio e lo ruoto. Lo abbandono giù, non abbandono la schiena, però la schiena è sempre in allungamento. Ok? Ruoto, 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 ruoto. Dall'altra parte. E poi vado a disegnare un 8 o il segno dell'infinito. Un 8 orizzontale. Cambio. E scendo con l'altro braccio, via, prima dei cerchi, nell'altra direzione, e poi degli 8 orizzontali, via. Riappoggio, piego e salgo. Bene, da qui io scendo in ginocchio, voi rimanete chiaramente in piedi, mi allungo verso l'alto. E poi vado verso un fianco e mantengo. Quando vado verso il fianco il bacino lo posso spingere in fuori, eh? Cambio. E stop. Bene, in tutto è circa più o meno mezz'ora, quindi non è una lezione completa come si fa di solito, ma è comunque un buon lavoro, quindi potete proprio farvela partire, la seguite tempo su tempo, potete farla tutti i giorni, c'è qualcuno che fa cucù dietro, e nella speranza di rivedersi presto, vi consiglio di fare questa intanto, se avete bisogno come sempre chiamate, ciao!